Poracci no, non era Super Mario Sunshine, né Viaggio al centro di Bowser, anche se tanti elementi potevano ingannare. Ma la risposta corretta per primo l'ha data Moss con Rex Ronan Experimental Surgeon. Poi fatemelo dire, ma sono veramente fiero di voi, con le risposte sbagliate avete fatto partire una wave a tema Metroid, e questo è sempre un bene. Bravissimi! Va bene, andiamo avanti, di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza ricorrere al fanservice. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima perché Nintendo ha sganciato una vera e propria bomba per quanto riguarda Nintendo 64 su Switch, ma ha fatto in modo che nessuno se ne accorgesse. Poi dobbiamo assolutamente parlare del nuovo programma fedeltà di casa Sony e poi anche dell'apertura disastrosa dei pre-order delle varie Collector's Edition di God of War Ragnarok. Ma andiamo con calma, anzi no, datevi una mossa, alzatevi dal divano e mettetevi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. E dai, su, lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social, di cui troverete i link in descrizione. Io ho detto tutto, voi siete pronti? Iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Ci sono novità riguardanti il porting di Ocarina of Time per PC, completato qualche mese fa dal collettivo di modder Harbor Masters. Il progetto ha infatti ricevuto un corposo aggiornamento e tutte le novità sono state raccolte in un direct dedicato. Sì, insomma, volevate il direct di luglio? Beh, beccatevi questo. Comunque il progetto, che ricordiamo nasce dalla decompilazione del codice sorgente originale e quindi teoricamente non può essere buttato giù da parte di Nintendo, ha raggiunto dei traguardi impressionanti. Tra i tanti citiamo una modalità free camera, il supporto fino a 250 fps e la possibilità di associare oggetti ed equipaggiamenti al D-pad. Ma questa versione da oggi sarà disponibile anche su macOS e sulle Wii U modificate. Insomma, i modder si stanno veramente sbizzarrendo e se siete interessati a dare un'occhiata alla Ship of Arkinian, vi lascio il link al Discord ufficiale del team in descrizione. Detto questo, tenetevi pronti perché un altro gruppo sta lavorando alla decompilazione del codice sorgente di Banjo-Kazooie ed è appena stato reso pubblico che il lavoro è completo all'80%, quindi nel prossimo futuro arriverà una versione dell'iconico platform in grado di raggiungere vette qualitative impossibili da toccare con la semplice emulazione, soprattutto con quella proposta da Nintendo. Tornando nel regno delle produzioni legali al 100%, sembra che finalmente qualcosa si stia muovendo dalle parti di Halo Infinite e l'attesissima modalità co-op per la campagna principale dovrebbe essere lanciata a breve. 343 Industries ha presentato la modalità durante una live stream e a quanto pare l'obiettivo è quello di aprire una beta pubblica entro la fine della settimana per permettere ai giocatori di testare il multiplayer cooperativo. Meglio tardi che mai, anche se credo che si sarebbe dovuto fare molto di più per tenere alta l'attenzione su Halo Infinite, progetto che doveva rappresentare il titolo di punta a supporto continuo della lineup Microsoft per almeno 10 anni, ma che ben presto è caduto nel dimenticatoio. Non trovate? Nel mentre Nintendo ha condiviso il primo sguardo approfondito sul Season Pass di Xenoblade Chronicles 3. Sì, Nintendo che tira fuori una roadmap dettagliata. Roba da pazzi. Comunque, il DLC costerà 30 euro e sarà diviso in 4 ondate differenti. Nella prima, che uscirà insieme al gioco e di cui sono stati mostrati degli screen, avremo degli oggetti bonus e qualche variante cromatica per gli indumenti dei protagonisti. Già dalla seconda, in uscita entro la fine dell'anno, ci saranno contenuti più corposi, tra cui nuove sfide di difficoltà elevata e un nuovo eroe con missioni secondarie aggiuntive. Idem per la terza parte, mentre l'ondata finale, prevista per fine 2023, aggiungerà proprio un altro pezzo di storia e sarà quindi il corrispettivo di torna per Xenoblade 2. Voi poracci prenderete il Season Pass o vi limiterete al gioco base? Va bene, passiamo alle notizie del giorno. C'è un importante aggiornamento per quanto riguarda il futuro del catalogo Nintendo 64 su NSO. Anzi, oggi sono successe abbastanza cose degne di nota. Partiamo da quelle che già conoscevamo. Arriva oggi sull'app dell'NSO Pokémon Puzzle League, il puzzle game in stile Panel de Pon, sviluppato da Intelligent Systems all'inizio degli anni 2000. Ci tengo a precisare che probabilmente nello scorso video mi sono espresso male, ma non si tratta assolutamente di un gioco pessimo, semplicemente non è il mio genere e credo che giocarlo all'epoca avesse tutto un altro sapore, visto che la veste grafica del titolo era parecchio impressionante per l'epoca. Però ecco, se siete appassionati di Pokémon
Pokémon o amanti dei puzzle game, dategli un'occhiata, assolutamente. Vi ricordo inoltre che il pubblico giapponese, al posto di Puzzle League, si è beccato i due custom robo, degli interessanti action RPG a tema robottoni. Sebbene sia possibile accedere all'app giapponese dell'NSO, se non sapete leggere il giapponese, beh, buona fortuna col capirci qualcosa. Ma ora, cosa succede? La lineup annunciata fino ad ora si è ufficialmente esaurita, e mentre si pensava che un annuncio relativo all'NSO sarebbe potuto arrivare all'interno di un direct estivo, al momento ci troviamo nel buio più totale, o meglio quasi. Infatti Nintendo oggi, oltre a ricordare ai giocatori dell'uscita di Puzzle League, ci ha tenuto a precisare che altri titoli Nintendo 64 sono in arrivo, senza aggiungere altro però, sia mai eh. Questo è quanto di più simile a una roadmap possiamo sperare che arrivi da parte di Nintendo. Ed è abbastanza rincuorante, però apre anche a parecchi interrogativi. Quali altri titoli Nintendo 64 vedremo nei prossimi mesi? Preferireste che Nintendo continuasse con una selezione di grandi classici, oppure sarebbe meglio dare spazio a titoli di nicchia e hidden gem? Inoltre, a questo punto, quando vedremo l'ipotetico arrivo del Game Boy e Game Boy Advance nel servizio in abbonamento? A settembre Nintendo si dovrà inventare qualcosa per invogliare i suoi abbonati a rinnovare dopo il primo anno di utilizzo del pacchetto aggiuntivo, e che si tratti di un annuncio lanciato a caso o magari inserito all'interno di un Direct, secondo voi cosa ci riserva il futuro del Nintendo Switch Online per la fine del 2022? Passiamo ora dalle parti di PlayStation, perché qualche giorno fa Sony sul suo blog ufficiale ha presentato un nuovo servizio, il PlayStation Stars, un programma a fedeltà che premierà i giocatori con ricompense esclusive e credito da utilizzare sul PSN. PlayStation Stars sarà un servizio gratuito dove gli utenti iscritti potranno ricevere ricompense completando una serie di attività. Queste missioni varieranno in termini di complessità, si andrà dalle ricompense ottenute effettuando semplicemente il login mensile, fino a compiti molto più ardui, come riuscire a platinare per primi i giochi nella propria regione. Una soluzione molto interessante è anche un'implementazione intelligente dei trofei, che trova una funzione affascinante ma troppo spesso fine a se stessa. Così facendo, il completamento forzato di un titolo può produrre dei risultati tangibili che vanno oltre il semplice poter dire «ce l'ho fatta, guardate il mio platino». Sull'entità delle ricompense c'è da fare una precisazione, perché si distinguono in due tipi. Ci saranno i punti fedeltà, praticamente dei bollini del supermercato, che potranno essere riscattati in un catalogo che includerà fondi per PSN e anche prodotti del PlayStation Store. Ma ci saranno poi anche i collezionabili digitali, e qui la situazione si fa un po' più fumosa. Vengono descritti come rappresentazioni digitali di ciò che i fan apprezzano, e viene fatto l'esempio di statuette di personaggi famosi. C'è subito chi ha pensato a una forma di NFT, ma l'azienda ha subito precisato che non sarà il caso, in quanto questi collezionabili digitali non saranno né scambiabili né vendibili, ma solo appunto collezionabili. Una sorta di glorificazione dei trofei alla Smash, o magari, se volete, un'espansione della stanza dedicata alla storia della PlayStation in Astro's Playroom. Il concetto è interessante e c'è già chi sta ipotizzando una possibile integrazione di questo collezionismo digitale in un contesto social, magari sfruttando il ritorno di PlayStation Home con la nuova generazione di realtà virtuale di Sony. Voi poracci cosa ne pensate di questo PlayStation Stars? Certo, non è nulla di nuovo, in fondo è praticamente identico al programma appunti del Microsoft Rewards, però l'integrazione con i trofei la trovo molto affascinante. Voi che ne dite? E chiudiamo parlando di collezionismo, una delle tre anime di questo canale. Stamattina sono stati aperti i pre-order per le varie versioni di God of War Ragnarok ed è successo un mezzo disastro. Io ci ho provato ad avvertirvi nel gruppo delle offerte poracce e non so se qualcuno di voi è riuscito a sfruttare l'occasione di prendere la Collector's Edition di Ragnarok, ma ragazzi, su Amazon sono durate praticamente 7 minuti e poi sono sparite immediatamente dalla circolazione. Su GameStop la situazione è stata ancora più tragica, i pre-order sono stati aperti, ma era impossibile arrivare alla scheda prodotto se non attraverso dei link diretti, e sospetto che siano stati fatti un po' di magheggi per creare delle corsie preferenziali. E indovinate un po' qual è il risultato? Dai, facciamoci un giro su eBay. Che vergogna, mamma mia. Insomma, siamo alle solite e quasi mi ero dimenticato quanta attesa ci fosse dietro questo titolo. Anche se io personalmente 215 euro non ce li avrei mai spesi per una collectors senza gioco, evidentemente l'hype è alle stelle per Ragnarok, ma per favore non date la vinta agli scalper. E poi entrate nel gruppo Telegram, perché qui si rischia grossissimo con la limited di Xeno. Sarà sicuramente un bagno di sangue, e il fatto che il My Nintendo Store sia chiuso ormai da settimane per dei lavori in corso non lascia presagire nulla di buono. L'ansia vera.
E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi do appuntamento a lunedì per un nuovo video. Vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere come al solito insieme delle notizie del giorno e niente, non mi resta che dirvi di fare i bravi, riposarvi, ma soprattutto nerdare duro. Io sono il Poro NSO, Michele Starz, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! E chiudiamo tornando a parlare di collezionismo, una delle tre anime di questo canale, che sono il collezionismo, le news e poi quella finale, la meglio anima del